speciale Fantacalcio. Ed eccoci con un nuovo appuntamento dedicato al Fantacalcio, lo speciale Fantacalcio a cura del nostro Ciro Gaipa. Allora, sì, top 11 del Fantacalcio, che tra l'altro subisce una variazione proprio dell'ultimo secondo, perché avevo inserito Reina tra i pali, ma abbiamo sentito abbiamo sentito in diretta da Antonello. Eh sì, che purtroppo Pepe Reina non giocherà. Vabbè, insomma, può capitare un infortunio che si sta trascinando da un paio di settimane il portiere spagnolo. Beh, insomma, 32esima giornata che si presenta molto interessante, ricca di spunti. Si partirà domani alle 15 con Frosinone Inter, per terminare lunedì sera addirittura con Roma Bologna. Quindi, insomma, una giornata ricchissima. La nostra top 11 comprende già un calciatore che giocherà domani alle 15, perché a questo punto noi schieriamo Handanovic tra i pali nel nostro 3-4-3. Ci sembra il portiere sinceramente più affidabile, considerando che Buffon affronterà il Milan e comunque può essere una partita insidiosa. E appunto Reina purtroppo è out, quindi insomma noi scegliamo Handanovic, esatto, per la porta. Poi difesa 3 composta da Barzagli, Manolas e Alexandro, quindi in questo caso abbiamo due giocatori della Juventus che sono Barzagli ed Alexandro, che sono delle certezze fantacalcisticamente parlando, e anche Manolas è una certezza quest'anno, soprattutto dall'avvento di Spalletti, con una fantamedia del 6,20, quindi un calciatore sicuramente da schierare sempre. A centrocampo ho voluto premiare soprattutto due calciatori che hanno fatto che hanno disputato delle prove veramente di alto livello nella scorsa settimana, nella 31esima giornata, e parlo soprattutto di Suso e Borja Valero. Suso, autore di una tripletta, e quindi si vorrà sicuramente confermare contro il Sassuolo, è un grande momento di forma e quindi va schierato, anche perché a centrocampo è un giocatore che può dare dei bonus. Borja Valero ha fatto quell'assist molto bello a Ilicic, ha preso 7, quindi più 1 assist, 8, è un calciatore da schierare assolutamente. Mentre gli altri due centrocampisti saranno Pogba e Hamsik nella nostra top 11, perché comunque sono due calciatori che noi vogliamo schierare sempre, che possono trascinare Juventus e Napoli alla vittoria. Il tridente d'attacco comprende molto Napoli, perché ho voluto premiare Gabbiadini e Insigne, perché io credo moltissimo in Manolo Gabbiadini, che in questa partita con il Verona potrà dimostrare a tutti il suo valore, come diceva anche prima. Finalmente, come diceva anche prima Antonello, e insieme appunto a Gabbiadini ci saranno le due ali, Insigne a sinistra e Mohamed Salah questa volta a destra. Scorsa settimana, ricordate, abbiamo premiato il Shaarawy e il Shaarawy ha segnato con la Lazio, quindi abbiamo preferito il Shaarawy a Salah, abbiamo fatto bene. Questa volta preferiamo Salah ad El Shaarawy contro il Bologna. Quindi ricapitoliamo velocemente: il 3-4-3 da schierare questa settimana nella nostra top 11 è Handanovic, Barzagli, Manolas, Alessandro, Suso, Pogba, Borja Valero, Hamsik, Salah, Gabbiadini e Insigne. Questa è la nostra top 11. Per tutte le probabili informazioni, come sempre, vi rimando a www.napolicalcionews.it.